Dato vero è, da un lato, che sicuramente la Merkel non ha sfamato i greci, ma non è che li abbia sfamati neanche Tsipras, ecco. Quindi, certo, da un certo punto di vista, il concorso di colpa è molto forte. Cosa rilevo? Punto primo, che rispetto a livello internazionale, oggi Tsipras ha dimostrato di essere, come dire, animato da grandi sogni, da molti condivisi, e bisogna portare rispetto per chi l'ha votato. Però dall'altro lato c'è anche da dire che quello che doveva essere fatto non è stato nemmeno iniziato. Segnaliamo un elemento: quando nel corso dell'ultimo anno le pensioni, il costo della previdenza sociale in Grecia è salito dal 13% sul PIL al 14,5% sul PIL. Quindi uno dei punti su cui si doveva lavorare non è stato, è un lavoro che non si è fatto. Dopodiché è chiaro che nel panorama internazionale dei pensatori economici abbiamo Piketty, che dice che si potrebbe arrivare, per salvare un paese, al 90% di tassazione. Cioè, ci sono, certo, fenomeni folcloristici anche di questo tipo nel panorama, però la realtà ci dice che qualcosa doveva essere fatto e non è stato fatto. Dall'altro lato, però posso dirle, segnalo un elemento banale che consente di corroborare il paragone con l'Italia. La questione della pressione fiscale, ho criticato molto l'azione di Tsipras quando ha deciso di intensificare la pressione fiscale sulle imprese, come se si potesse recuperare punti, come dire, di credibilità e arrangiamenti per rispettare i vincoli europei pressando con chi genera lo sviluppo. Diciamo che è diviso un po' tra il consenso locale faccio presente un elemento che la pressione fiscale in Grecia oggi è il 33% del PIL, in Italia è il 43,5% del PIL. Quindi se c'è un elemento su cui noi non abbiamo niente da insegnare a Tsipras come Italia, e anche l'Italia attuale, quindi sulla tutti tassazione, è sicuramente su quel punto che, certo, genera l'elemento più forte che può dare sviluppo al paese, cioè la tassazione sulle imprese, certo, e sulle famiglie, dove siamo gli ultimi della classe. Allora, dal punto di vista economico è vero, c'è stata una cessione di sovranità legata alla decisione di non battere moneta da parte di 19 stati su 28 dell'Unione Europea. Il problema è capire se l'origine di tutti i mali è questa cessione di sovranità oppure il fatto che abbiamo una moneta unica e 28 sistemi fiscali diversi. Allora, e 28 economie diverse. Mi piacerebbe valutare le conseguenze non solo dell'ipotesi di un ritorno sulle 28 monete, ma perché non verificare la possibilità di uscire dallo schema della concorrenza fiscale e avere un modello fiscale? Perché sistemi dove gli stati hanno deciso di adottare un'unica moneta, ma hanno anche un unico sistema fiscale, si veda cosa succede negli Stati Uniti, hanno generato effetti positivi. Non dico che questa sia la panacea di tutti i mali, però non dimentichiamo che Irlanda... Chi vive nello stato di New York sa che paga tot tasse, chi vive in Irlanda si paga il 12%, in Italia un imprenditore va a pagare più del 60%, perché in Italia si parla di 35-40%, in Italia l'imprenditore paga dal 60-70% se mette insieme tutto. Allora, il punto è lavorare eventualmente su una fuoriuscita dignitosa, almeno un'armonizzazione dei sistemi fiscali, perché uno dei sodali del nostro Presidente del Consiglio, che è Marchionne, le tasse non le paga in Italia. È andato a cercare un posto dove non le paga o le paga molto poco, ok? Cosa che gli artigiani cremonesi non possono fare, non possono permettersi il lusso di andare a fare turismo fiscale come qualcuno fa. Quindi il primo elemento è valutare questo punto. Punto di vista politico, secondo me il primo che vuole perdere questo referendum è Tsipras. Secondo me Tsipras ha tutto l'interesse a che vincano i sì, e in cuor suo non vede l'ora che vincano i sì, così avrà la scusa per togliersi e scaricare su qualcun altro la patata bollente della ripartenza della Grecia. Perché in questo momento questo sessantottino, che non sa neanche da che parte... come impianto etico e politico, che non ha neanche un'idea di che cosa vuol dire, probabilmente neanche andare a lavorare, sicuramente che cosa significhi assumersi la responsabilità di condurre un paese fuori da una crisi così grave, in questo momento si è reso conto di non avere gli strumenti politici, economici e probabilmente neanche temperamentali per affrontare una crisi di questo tipo. Quindi cosa fa? Fa la cosa più assurda che si possa fare, ma politicamente comprensibilissima, cioè
dopo che gli elettori mi hanno chiesto di assumermi la responsabilità di salvare il paese, dico che ci devono pensare loro con il referendum. E così mi mandano a casa e ricomincio a fare l'oppositore, che è l'unica roba che sa fare. Germania, perché comunque la Merkel, tra l'altro, molto serenamente ha detto: io adesso attendo l'esito del referendum, quello che dovevo dire l'ho detto. Certo, quella frase, se esce la Grecia, esce l'Europa. Io continuo a chiedere qui ai miei ospiti negli ultimi giorni se il timore reale, magari poi della Germania, è che effettivamente si dimostri che si può uscire dall'area euro senza di fatto andare in... Si va in default tecnico, però magari ci si riprende comunque, magari altri paesi potrebbero seguire l'esempio. Se devo dare la mia valutazione, io non sono così sereno nel dire che la vittoria del sì decreti la vittoria della Germania. Certamente è la vittoria sostenuta, cioè che la Germania sta auspicando, però il dato vero è che su questa partita si sta perdendo un po' tutti. Il difetto intrinseco, a mio modo di vedere, nella posizione della Germania è che è un po' lo stesso problema che possiamo rinvenire nell'approccio degli Stati Uniti rispetto a problemi di questo genere, è una evidente debolezza della leadership politica. Certo. C'è un posizionamento di una certa forza, di un certo rigore sugli aspetti di carattere economico-finanziario, c'è una pochezza politica che produce conseguenze come l'enorme diffusione di partiti come Tsipras o come altri che in giro per l'Europa stanno vincendo le elezioni. Perché se i partiti che dicono no all'Europa vincono le elezioni, chi sostiene l'Europa, una benedetta domanda sulle proprie performance se la deve fare. Quindi, certo, da questo punto di vista, un minimo di non di autocritica in termini, come dire, solidali e di umiltà pelosa, ma di posizionamento politico più solido deve essere fatta. Mi auguro che la Grecia rimanga in Europa, non solo perché temo le conseguenze economiche e finanziarie che in piccola o media parte ci saranno sicuramente. Mi auguro che la Grecia rimanga in Europa perché l'Europa in questo momento, anche se non è molto performante dal punto di vista politico, è disegnata bene, ma che venga meno la Grecia dentro l'equilibrio europeo è un problema per il rapporto con la Turchia, col Medio Oriente e con la Russia, e questo è un errore politico che non va attribuito a Tsipras. L'errore politico di una deriva di questo tipo va attribuito all'Europa. Certo. Quindi, e lo stesso, il fatto che io abbia citato Obama, diciamo, sta dentro lo stesso solco, perché gli stessi errori si stanno facendo in Medio Oriente, Iraq, Libia. Certo. Quando le posizioni sono strategiche, la politica si deve tirar su le maniche e presidiarle.